Vi presento un Pippo Baudo che torna in teatro, che fa una cosa che non ha mai fatto e che spera con questo di abbracciare il pubblico televisivo quanto prima. Che il pubblico venite, no, che dai, cioè, lo so, è difficile andare a teatro, però dai, su, un po' di coraggio, uno esce, si divaga, che sta a fare a casa davanti alla televisione? È bello andare a teatro, uno si mette anche un vestito più carino, le donne si truccano un po'. Evviva, 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 evviva. È un varietà fantastico con Pippo e Enrico che racconteranno un po' la storia del Sistina da quando ha aperto. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, sarai più comodo tu. Come è nata l'idea di Sistina Story? È nata da una necessità forte che avevo di omaggiare questi due grandi autori che sono Carini e Giovannini, che mi hanno dato, pur non volendolo perché non l'hanno deciso, ci sono arrivato in eredità questo teatro. È un teatro che è troppo legato alla loro storia e questa storia non va cancellata con i grandi musical americani, ma va ogni anno alimentata e foraggiata. Quindi proprio inauguro la stagione con questo mio piccolo e modesto, umile grazie a loro due, ad Armando Trovaioli, a Gorni Kramer, a tutti gli autori che hanno reso grande questo teatro. Hanno fatto tanti necrologi al varietà, il varietà è morto, il varietà non esiste, ma non è vero. Varietà significa cose varie, se le cose varie sono belle, è un bel puzzle, è un mosaico clamoroso. Viva il varietà! Ma che mangio che c'è il pollo? Ma no, è possibile che a parte il da pollo, no? La terra me lo dicono sempre, molte venivano mani via a pollo. Io ero molto legato a Sistina perché sapevo che quello che facevo in televisione era frutto di quello che avevo accumulato psicologicamente, culturalmente qui a Sistina. Sto proprio come un papa, anzi meglio santità, perché le gira gira qualche porta da scoppare. Io viceversa scopo solamente si me va. Perché non c'ho niente da fare. Lugantini, Lugantini, nata sempre vuoi restare. Lugantini, Lugantini, nata non c'è voglia di lavorare. Voglio raccontare certe cose, mi auguro divertenti, che poi ci portano a una coreografia, ci portano a una canzone che ricorda appunto questa grande produzione, questa grande storia. Quindi una grande cavalcata, non possiamo nominare e ricordare tutti, ma anche intrattenere il pubblico con questi fatti, curiosità e aneddoti che mi pare che suscitino curiosità. Abbiamo trovato nel sito di Enrico la molla decisiva per fare questo spettacolo e poi tutto il resto abbiamo preso ricordandoci quello che qui c'è stato, soprattutto le musiche. Guardate che ascoltare le musiche in questo teatro, quelle musiche con quelle coreografie moderne che Bill Goodson ha fatto, sarà una cosa piacevole. E cantiamo e balliamo tutti insieme, siamo 18 persone sul palco, siamo 8 uomini e 7 donne, e miei colleghi di 7 spose per 7 fratelli gli uomini. Abbiamo delle coreografie fantastiche secondo me, perché io trovo fantastico quello che ha fatto, il lavoro che sta facendo, che ha fatto e farà Bill Goodson con noi. Ha trovato delle varianti a, ovviamente, coreografie già state fatte da Gino Landi e altri coreografi. Secondo me sono state delle belle trovate, innovazioni per non copiare e modernizzare anche le coreografie rispetto a un cast diverso.
Ciao, spettacolo che spettacolo. Spettacolo che spettacolo. Qui c'è uno spettacolo che è spettacolo, come voi che siete spettacolo che spettacolo. Che appuntamento vedo? A che ora volete venire? Verso le 7, 7:30? Vi aspettiamo fino al 19 ottobre al Teatro Sistina con Sistina Story. Qui a Sistina con Sistina Story. Ciao.